Intanto grazie per aver accettato, insomma, il nostro invito. Guardate, tu sei giovanissimo, hai appena 20 anni. Quando hai capito che la recitazione sarebbe stata la tua strada? Comunque ne ho 25, ne dimostro di 25? meno. Ah, scusa, te ne ho dati qualcuno in meno. Guarda, una domanda difficile, più che altro ho fatto questo viaggio. Un pochino dentro di me sentivo sempre, no, questo tamburo suonare quando si entrava in materia. A scuola, al liceo, mi andavo più o meno bene in tutto, però sai, non c'era nulla che mi accendesse in maniera pura. È stato questo viaggio in America che ho fatto all'età di 18 anni. Lì ho preso coraggio. A posto di fare la festa dei 18 anni, come molti dei miei coetanei hanno fatto, io ho scelto di partire per 20 giorni con altri tre miei amici. Lì quello che mi ha fatto prendere atto del coraggio anche di dirlo è stata proprio quella energia, no, che è nell'aria. Io ho girato tutta la costa est e sentivi che questa roba era nell'aria, questo pensiero comune che ti faceva dire si può fare, no? Ho trovato il coraggio più che altro innanzitutto di dirlo a me stesso che volevo fare questo e in secondo luogo poi anche di dirlo a chi mi circondasse. E la tua famiglia ti ha subito appoggiato in questo? Io vengo da un paesino in provincia di Napoli, che è Castellammare di Stabia. Certi spazi sono un po' sotto giudizio, no? Non mi sento neanche dire che non mi hanno appoggiato. Più che altro c'era una fisiologica paura, no? Nei confronti di questo mestiere. Mamma professoressa, papà che lavora in regione, capito? È stato un processo anche quello, no? Attraverso il quale io ho avuto la possibilità di conoscermi meglio e di conseguenza di farmi conoscere meglio. Questo qui è il risultato anche del rapporto che io ho con i miei genitori, che è un rapporto molto onesto. Ho avuto la fortuna di non avere dei genitori che facessero gli amici con me, ma che anzi mi aiutassero proprio a capire che questo è veramente quello che voglio fare, quasi come se fosse stato un test, in primis per me e poi per loro. È vero che per pagarti le lezioni di teatro hai fatto qualsiasi tipo di lavoro? Sì, perché il primo anno l'ho fatto da pendolare perché contemporaneamente studiavo, avevo fatto i test di medicina, ero entrato da biotecnologie, però ecco, finiva insomma che sui banchi di università io studiavo le scene che avevo per la settimana. Iniziò a sembrare tempo sprecato, tra virgolette, quindi ho deciso proprio per atto di onestà, no? Di dire guardate raga, io lascio. Decisi di trasferirmi a Roma, però per pagarmi i corsi lì a scuola di recitazione, la direttrice della scuola dell'epoca mi disse: se tu vieni a darci una mano a scuola, a spazzare a fine lezione, controllare la classe, a smontare e rimontare le scenografie, puoi seguire tutti i corsi che vuoi. E quindi divenne un lavoro full time, perché quando non lavoravo seguivo i corsi, anche quelli lì magari che non dovevo seguire perché erano di altre classi, io magari stavo in delle classi più avanzate e poi seguivo, insomma, facevo le scene, capito? La sera studiavo e quindi ecco, non ho avuto la possibilità all'inizio di vivere, sai, la vita del fuorisede per eccellenza o almeno per come mi veniva raccontata. Ti ricordi com'è andato il primo provino della tua vita? Il primo provino della mia vita è stato per Gomorra. Mi ricordo la seconda stagione all'epoca, era appena uscita la prima, ha fatto questo boom enorme, io non l'avevo neanche vista. E mi ricordo che lo preparammo in classe con Gianfelice, non ricordo neanche una particolare tensione, devo dire la verità. Ebbi un callback e mi ricordo la disponibilità di Gianfelice, che lui venne a scuola in un giorno in cui insomma non c'erano lezioni, ci mettemmo in una stanzetta appartati e lui e studiamo insieme le scene per il callback. Invece ti ricordi dove eri e cosa stavi facendo quando ti è arrivata la notizia che eri stato preso per Mare Fuori? Era un venerdì mattina di maggio, credo, che sono stato uno degli ultimi a saperlo. Avevo fatto un esame tipo per l'università 2 giorni prima, una cosa di questo tipo. E la mattina mi chiama il mio agente e mi dice: Massi, mi dispiace, ma da qui a 18 settimane sarai impegnato nelle riprese di Mare Fuori. Io attacco e inizio ad urlare. Insomma, c'era mio fratello che dormiva e il mio cane. Riccio! Sveglio mio fratello. E poi dopo ansia patologica, quindi sono uscito, cuffiette nelle orecchie, ho camminato per Villada. Mare Fuori è sicuramente una fiction molto importante per molti aspetti. Secondo te, qual è il messaggio più importante che lancia Mare Fuori? Ogni personaggio ha tanti urli, no? Tra virgolette, dentro che porta. Forse anche questo è uno del forze, delle punte di diamante, insomma, di questo progetto. Però credo che in primis sia proprio il raccontare come questi ragazzi, quando trovano delle alternative che possono essere sia, come ti voglio dire, più pragmatica come dei lavori, vedi l'esempio di Cardio Trappo, no? Che trova in una sua passione un lavoro, anche delle sfere emotive, no? Il personaggio di Carmine che è sempre vissuto in un mondo che ha delle regole, con una
presenza, no? Di certe sfere emotive, di un certo tipo di fiducia. Quando incontra i primi amici, inizia a credere di nuovo nella possibilità di un nuova vita. E poi secondo me la cosa molto bella è che tutto questo viene testato, cioè nel senso non è che consegniamo allo spettatore una sorta di morale, no? Noi mettiamo anche in discussione le alternative stesse, facciamo vedere che cosa succede quando quell'alternativa viene distrutta, che tipo di dolore emerge e come in questo dolore, scavandoci fino in fondo, poi dopo si riemerge, capito? Il tuo è proprio un personaggio che ha avuto un'evoluzione assurda. Io immagino per te sia stato complicatissimo portare a termine un lavoro di questo tipo, soprattutto perché hai dovuto, come dire, mostrare un lato molto più oscuro e dark di Carmine. Sì, è stato complicato, però era quello che mi ha affascinato da subito quando ho letto la sceneggiatura della seconda stagione. Ho iniziato ad individuare le macro transizioni di questo personaggio e poi attraverso queste le piccole transizioni che poi portano al grosso. È stato interessante per me come attore potermi cimentare nel racconto di come un essere umano cambia, di poterlo raccontare scena per scena. Mi è piaciuto proprio avere la possibilità di poter raccontare concretamente azione e reazione, no? Cosa succede e cosa questo causa. E perché poi è così che succede nella vita, cioè noi esseri umani cambiamo, molto spesso non ce ne accorgiamo. Quindi secondo me è una cosa molto interessante. Diciamo che in questa stagione Carmine ha anche un po' allontanato quelle che sono le persone che gli hanno voluto più bene nel corso di questi, insomma, di questi 2 anni, in realtà sono di più per voi. Però nel finale di stagione più o meno c'è stata una chiusura in questo, nel senso che tutto è sembrato tornare un pochino a quello che era la situazione preesistente, insomma. Quanto è importante per Massimiliano e nel caso di Carmine il ruolo dell'amicizia? L'amicizia, come gli affetti, quelli fondamentali, sono per me dei pilastri. Nei momenti bui può sembrare una cosa scontata e retorica, però sulla mia pelle io ho provato quanto possa essere importante avere delle persone vicino a te che ti danno forza, che ti ricordano da dove vieni, che ti ricordano anche a volte chi sei. Ed è capitato banalmente anche durante la preparazione di questo personaggio. È stata la prima volta in cui io mi sono immerso a 360 gradi in un processo creativo, una cosa che prima non avevo avuto mai la possibilità di fare, no? E mi sono accorto di come proprio affrontare questo mestiere in questo modo sia complicato, oltre che sicuramente catartico, però sia anche complicato dal punto di vista umano, e di come in certi momenti la presenza di certe figure diventa vitale. E molto spesso certe figure ti aiutano a fare degli step che magari da solo ci avresti messo chissà quanto tempo. E mi ricordo di serate in cui io mi rendevo conto di questa cosa qui, ancora non erano partite le riprese, e mi ricordo di serate in cui ho avuto dei pianti catartici, ma io Massimiliano, capito, grazie a questo aspetto qui, che poi mi hanno aiutato, perché poi sono diventato materiale da cui poi far crescere e nascere motivazione, volontà e aspetti del personaggio. E per Carmine è la stessa cosa, fondamentalmente, lo vedi nel suo rapporto con il personaggio di Chiattil. C'è un momento in cui lui è totalmente ambiguo, cioè che proprio tu non capisci se, ma forse non lo sa neanche lui, no? Se veramente vuole vendicarsi o meno. E poi a un certo punto si ricorda che la vita va avanti grazie a Futura, a Chiattillo, al comandante. Quando penso, insomma, alle puntate di ieri, mi viene in mente due delle scene secondo me più intense. Una di queste è sicuramente quella in cui Carmine perdona Totò, e poi il momento in cui lui si consegna, diciamo, alla polizia, quindi si sacrifica per Nad e il Chiattillo affinché questi possano, insomma, fuggire insieme e quindi coronare il loro sogno d'amore, diciamo. Quel che ho percepito io in quel momento, e poi ho letto in giro che comunque un po' la percezione del pubblico, è che ci trovassimo di fronte a una sorta di addio di quei personaggi. Tu sai qualcosa? In realtà non lo so, perché non ho ancora letto nulla in questa ipotetica terza stagione, non lo so. Quello che ti posso dire rispetto a quello che io ho sentito in quel momento in scena è una grandissima gratitudine del personaggio nei confronti del personaggio di Filippo Ferrari, perché secondo me Carmine, grazie a quel rapporto lì, ha capito tanto di se stesso, delle sue emozioni, delle sue sensazioni, no? È come se avesse arricchito un certo tipo di disciplina emotiva che in certi spazi, in certe circostanze non c'è. Cioè, quando sei un ragazzo che ha un certo tipo di educazione o che viene da un certo tipo di fondo, no? Come quello della guerra, nel caso di Carmine,
spesso la disciplina emotiva è un'altra, e qui il ruolo poi catartico degli affetti, no? E oggi è uscita la notizia che Mari Fuori intanto è confermato per una terza stagione, e di questo siamo tutti felici. Da quello che ho percepito, anche dalle premesse che sono state un po' buttate nelle ultime puntate, sembra che la faida tra i Ricci e i Di Salvo potrebbe tornare ad avere un ruolo più centrale rispetto alla seconda stagione, ma anche rispetto alla prima. Tu cosa ti aspetti e cosa ti piacerebbe vedere? Io, se fossi un telespettatore, mi piacerebbe vedere il mio personaggio possa finalmente un pochino godersi quella famosa luce in fondo al tunnel, considerando il fatto che dopo una batosta di questo tipo come la morte di Nina, di certo non può tornare il Carmine di prima. Certo. Sarebbe proprio innaturale. Certo. Capito? Sarebbe innaturale. E qual è la scena che ti ha emozionato di più? In assoluto. Ma ce ne sono parecchie, però sicuramente il matrimonio è stato per me una cosa assurda. Non mi aspettavo una spinta di quel tipo, capisci? Cioè, dire, puoi scoprire come la vive il tuo personaggio è interessante, capito? Sarà la più emozionante, sì, la scena con Totò. Quando racconti certi temi e certe sensazioni come il perdono, capito? Come l'accettazione, secondo me sono delle cose molto sottili, che noi esseri umani, anche quando ci capita di accettare delle cose nella vita di tutti i giorni, forse non ce ne rendiamo sempre conto. E quindi per restituire una verità, no, in questo, mi sono proprio prefissato il compito di non prefissarmi nulla, di vivere quello che succedeva senza giudicarlo. Quindi io non sapevo obiettivamente, prima di andare in scena, se lo avessi perdonato, se non lo avessi perdonato, se lo avessi accettato, se non lo avessi accettato. A scena chiusa avevo una forte sensazione di sgomento dentro, perché non sapevo che caspito era successo, capito? E ti voglio dire, nel vedere Totò, nel vedere il carnefice, accetti che Nina non c'è più, accetti che una parte di te non c'è più, e nell'accettazione inizia un processo di perdono. Quindi forse c'erano un pochino tutte e due le cose che poi dopo dovranno metabolizzare nel tempo, capito? E ti voglio dire, perciò sarà poi interessante vedere nella terza stagione come queste cose hanno metabolizzato e cosa hanno portato. Se non avessi interpretato il ruolo di Carmine, c'è un altro personaggio che avresti voluto interpretare? Sì, penso sia Pino. Che legame c'è con gli altri protagonisti? Questa è una domanda abbastanza banale, insomma. Si vede che avete un grande affiatamento anche al di fuori del set. Quando passi tanto tempo con delle persone, inevitabilmente si creano dei rapporti, quindi questo è poco ma sicuro. La cosa che secondo me è rara è poi in parte riuscirli a mantenere, no? Perché sennò poi si crea l'effetto viaggio, l'effetto vacanza, no? Quando tu fai questa vacanza, fai questo viaggio, conosci le persone, ti sembrano i tuoi migliori amici e poi dopo non li senti più appena vita. Invece, secondo me, la cosa rara è proprio il fatto che noi ci sentiamo, non dico quotidianamente, ma con un certo tipo di costanza, capito? Il calcolo è, noi per 5 mesi giravamo e la sera continuavamo a stare insieme, tanto è vero che c'erano dei giorni dove ci dicevamo, ora vi voglio vedere più, perché basta, capito? Cioè, è anche la fortuna di questo progetto, perché poi all'inizio percepivo tutto questo come un qualcosa di troppo più grande di me, quindi avere la possibilità di interfacciarmi con i miei coetanei e comunicare anche una sorta di disagio, no? Di non sentirsi all'altezza, che poi sono sensazioni anche abbastanza normali, secondo me, ha creato empatia, ha creato chimica, che poi è il punto di forza di questa serie, perché tu la vedi in scena questa roba qui. Immaginiamo invece una versione americana di Mare Fuori. Quale attore vedresti nei panni di Carmine? Che domanda bella, stupenda sta domanda. Tu dici attore della mia età? Sì. Non dico un Timothée Chalamet, perché Timothée Chalamet lo vedrei più nei panni del cattillo. Tom Holland, sì, forse sì. Se invece devo dire degli attori adulti, ci dovrei pensare un po'. Mare Fuori comunque è una delle serie più commentate in assoluto su Twitter. E come vivi tu il rapporto con i tuoi fan? Per fortuna osciliamo un po' su tutte le fasce d'età. E quindi questa è una cosa che mi fa molto piacere, perché poi significa che tu racconti sì la storia di un ragazzo, ma poi quella storia diventa un po' universale, che tocca maschi, femmine, adulti, ragazzini, anziani, eccetera. Sono sicuramente felicissimo del successo che sta avendo sui social Mare Fuori, perché poi quello sta diventando sempre di più il vero responso del pubblico, capito? Soprattutto per quanto riguarda la generazione nostra. Il fatto che siamo stati primi in tendenza per tanto tempo, comunque nella top 3, è un risultato notevole da prendere in considerazione. Detto questo, io cerco di approcciarmi sempre nella maniera più naturale possibile, con delle basi che sono quelle del rispetto,
progetto e anche di un certo tipo di intelligenza sociale, no? Progetti futuri, dove ti vedremo? Cosa ti piacerebbe fare? Ho appena finito di girare un film per la regia di Nicola Prosatore. È un film che andrà al cinema, non so ancora quando uscirà perché lo abbiamo appena finito di girare, dove però io ho davvero un bel personaggio. E poi per il resto vediamo. Ho tantissimi progetti, insomma, che trafficano la mia testa e il mio cuore, però ecco, con disciplina e con i piedi per terra cerco anche un attimo di capire. Qual è la tua serie TV preferita in assoluto? Quella che guardi quando sei in un momento di down o comunque magari anche in un momento felice? Io non ne ho una serie di riferimento, onestamente. Ultimamente mi è capitato di guardare più volte la nuova, cioè la serie appena uscita di Zero Calcare. Quando sono un po' down guardo i cartoni, anche lì ci sono quei 3 o 4 che in base a come sto in un periodo di down decido di vedermi uno di quelli. Io ringrazio Chuck Generation, saluto il pubblico e vi ringrazio di seguire Mario Fuori con così tanto entusiasmo e di dare così tanta attenzione a questi progetti italiani così coraggiosi. Grazie.